qua ci hanno messo proprio nel terreno, le tende nel terreno, e non si prendeva calore. Alle 4:30 di notte hanno acceso un po' i termosifoni là, che poi il freddo stava sempre. E così siamo stati fino alla mattina, senza dormire. I bambini, 5 bambini, i miei nipotini, anche loro, tutti freddi, i ragazzi, abbiamo messo 3-4 coperte addosso. Siamo nella famiglia 20 persone, 20-25, nelle tre. Poi altre persone, ognuno di loro, chi è andato nelle macchine, chi è andato, altre famiglie a dormire alle case, altre persone. E noi solo in una famiglia siamo stati dentro a queste due tende, ma le tende, uno schifo. È venuto, diciamo, il sindaco, ha detto due parole: domani non vi preoccupate, ma non lo credo. Se viene stasera, viene anche lui a dormire nelle tende. No, sicuramente non la passiamo perché facciamo qualcosa, perché non si può stare così. Ci devono mettere pure dentro un albergo, ma pure tutti quanti insieme. L'importante è che abbiamo un letto, perché abbiamo i bambini piccoli. Sono di 8 mesi e nella tenda non ci torno, e voglio che mi mettano da qualche parte a me e mio figlio, perché così non posso stare. Malissimo, freddo, hanno portato le stufe, però la stufa era spenta e la luce è spenta. Un freddo, 7 coperte, non si prendeva calore, niente. Nella tenda noi non ci andiamo, io con 7 figli non ci vado nella tenda, una ragazza incinta di 9 mesi. Non ci andiamo un'altra volta, sicuramente ci organizziamo per fare una rivoluzione.